Francesco Monte, ultimamente, ha subito diverse esperienze negative all'interno di alcuni reality show. È stato lasciato in diretta da Cecilia Rodriguez all'interno della casa del Grande Fratello VIP, ed è stato coinvolto nel cannagate sull'Isola dei Famosi. Nonostante ciò, l'ex tronista ha affermato che vorrebbe partecipare ad un altro reality, e ha anche detto di aver raggiunto la serenità dopo la separazione dalla sua ex fidanzata. Capita che Instagram mi metta sotto agli occhi sulla home qualche loro foto, ma oggi l'effetto che mi fa è nullo. Posso dire di aver trovato la mia serenità? La questione è superata e archiviata, ha detto Monte a Uomini e Donne Magazine riferendosi alle immagini della coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che vede online. Dopo la rottura con la sorella di Belen, e dopo la breve relazione con Paola Di Benedetto, quindi, il 28enne è riuscito a raggiungere una serenità da single. Francesco Monte ha anche parlato dei suoi progetti futuri. Il mio reality non l'ho fatto, e vorrei portare a termine un'esperienza simile. Mi piacerebbe vedere come può reagire Francesco a 30 anni in una circostanza così. Il pugliese quindi ha il rimpianto di non aver potuto portare a termine la sua esperienza da naufrago sull'Isola dei Famosi, e per questo vorrebbe nuovamente mettersi in gioco. Che si stia candidando per il Grande Fratello VIP. Monte stesso ha espresso un suo desiderio. Io ho voglia di prendermi la mia rivincita. Anzi, a questo punto sarebbe più giusto chiamarla la rivincita delle rivincite. Non ci resta che attendere per vedere se l'ex tronista di Uomini e Donne sarà tra i protagonisti di un reality della prossima stagione televisiva.